Siamo con Carlo Bottani, presidente della provincia di Mantova e sindaco di Cortatone, qui alla fiera a San Giuseppe. Assolutamente sì, è una grande gioia essere qui perché da tanti anni, grazie all'amico Massimo Iaretti, abbiamo realizzato questo ponte di amicizia tra Cortatone prima e la Valcerrina poi, Cortatone e Valcerrina, e oggi abbiamo siglato in questi due giorni questo ponte di amicizia tra la provincia di Mantova e la provincia di Alessandria. Questo è molto importante per creare sviluppo non solo qui a Casale, ma anche e soprattutto per cercare di sperimentare qualcosa di importante e significativo da un punto di vista di innovazione, di ricerca che riguarda l'agroalimentare, guarda lo sviluppo economico nella tutela ambientale. È qualcosa di importante, di significativo e quindi per unire le nostre due comunità e per creare ricchezza. Massimo Iaretti, addetto stampa di DN Eventi. Ma allora il discorso è molto semplice, quest'anno si voleva dare un segno, innanzitutto si è tornati dopo 3 anni e questo vuol dire che la tradizione della San Giuseppe è più forte di tante cose brutte che ci sono state, che hanno accomunato i nostri due territori. E i nostri due territori che hanno una storia, quella del Ducato di Monferrato, di Mantova e di Monferrato, ma anche un modo per riprendere in una versione anni 2000-2020. E per cui diciamo che poi c'è un legame anche amministrativo tra il Comune di Cortatone, dove l'amico Carlo Bottani è sindaco, e l'Unione della Valcerrina, che risale al 2015. Questa volta noi siamo stati alla Fiera delle Grazie, questa volta è Mantova come provincia che viene. La provincia di Alessandria, non dimentichiamo che non è solo Casale, non è solo Crea, ma è anche Acqui e tanti altri comuni interni. Quindi questo è l'auspicio per un futuro anche di crescita insieme su un asse che è l'asse del Po, che è l'asse dell'agricoltura, che è l'asse delle eccellenze, che è l'asse del benessere.